Diverse sono le notizie di calciomercato che riguardano il Crotone, molto attivo nella definizione delle comproprietà che andranno avanti sino alle 19 di venerdì 24 giugno presso l'Hotel Executive di Milano, prima ancora dell'apertura ufficiale del calciomercato che avverrà il 1 luglio e che si protrarrà sino al 31 agosto. La prima riguarda il difensore Vinetto, ceduto ma solo per metà al Genoa per 1 milione di euro e che potrebbe quindi restare ancora per un anno in rosa. Chi invece ci resteranno senza il condizionale sono Terrigi, riscattato sempre per metà dal Genoa, e Djuric, che per la stagione che sta per iniziare resterà ad Armanforte al Crotone, prelevato dal Parma in prestito per un anno. In ogni caso, ancora tante sono le comproprietà che la dirigenza rosso-blu dovrà cercare di risolvere. Riguardano Morleo con il Bologna, Bindi con il Genoa, Matute con l'Udinese, Cosentino con la Vibonese, Fornoni con il Siracusa, Di Martino con il Carpi e Dierna con il Poggibonsi. C'è ancora tempo e come al solito il Crotone cercherà di capitalizzare al meglio il tutto. Nei giorni scorsi ha preso il via la terza edizione del Memorial di Calcio a 5 dedicato a Gino Gerace. Una grande organizzazione per un torneo che anno dopo anno diventa sempre più importante. Ma l'organizzazione del torneo, ringraziamo il commissario della polizia che ogni anno ci fa fare il torneo, questo torneo dedicato a Memorial Gino Gerace. Però ti ripeto, Claudio, io sono un ragazzo del quartiere di Fonte Gesù, sono 5-6 anni che stiamo aspettando che fanno il campo a Fonte Gesù. Penso che quest'anno sia l'anno buono perché Vallone ci ha promesso con la voce che ci farà il campo a Fonte Gesù. Quindi il nostro sogno è portare al più presto possibile il Memorial Gino Gerace al Fonte Gesù, anche perché la sua famiglia di Gino Gerace abita a Fonte Gesù. Benissimo. Quante squadre quest'anno si sono iscritte? Quest'anno siamo arrivati a 19 squadre. E tieni presente che a mio fianco lavora Mimmo Pullo e Gino Torromino, che sono due vecchie volpe. L'anno scorso ha vinto il Bargerace, che vediamo qui in campo, giocherà la partita inaugurale. Secondo te è ancora quest'anno la favorita? Ma io penso di sì, però la prima cosa, l'importante è che alla fine diventi un torneo che sia sempre sportivo. E poi vedere tutti questi ex, no, calciatori crotonesi che militano nelle diverse squadre della provincia e non solo, è sempre un piacere. Sì, è sempre un piacere, anche poi. Qui vediamo Zizza, poi vediamo Milano, vediamo Giangotti, Basile. Il calcetto, poi c'è questo vecchietto della Velesuppa che si vede come una vecchia volpe del calcio. Comunque ti lascio Gino Torromino, che è arrivato Gino, Claudio. Grazie. Gino, terza edizione, lo stavamo discutendo questo con Cece, 19 squadre, un torneo sempre che anno dopo anno cresce e diventa importante. Noi è un torneo che facciamo sempre tutti gli anni per andare sempre più avanti, mai indietro. Diciamo, i fatti hanno ragione per quello che facciamo. Stanno abbiamo fatto 19 squadre, cose che a Crotone ancora, diciamo, per fare 19 squadre se ne vorrebbe. Però siamo arrivati a questo punto, vediamo che l'organizzazione è buona. Solo una cosa non abbiamo di buona, è sempre il solito discorso. Però ascolta, il campo lo so, però mi ha detto Cece che avete avuto le promesse dal sindaco Vallone della realizzazione in quest'anno e per quest'anno di un campo. Perché te la ridi? Quante campane hai sentito questo qua? Lo sai pure tu. Non c'è stata questa promessa? Ci ha parlato il mio collega, Cece, che a Vallone fa il campo, non lo so, io non l'ho sentito. Io so solamente una cosa, che al Gesù è solamente un mercatino di voti. Tutti raccolgono. Poi alla fine non c'è niente, perché una volta è come la Madonna. Speriamo che cambi quest'anno. Passate il santo, passate la festa. Tutti quanti ci facciamo questo, facciamo quell'altro. Io ti posso dire una cosa. Siccome ci c'è parlato che il sindaco Vallone ci fa il campo, no? Ma se noi vicino a casa mia, no? C'è l'erba che è a 3,5 metri, no? Che ti fa il campo. Non lo so, l'erba a noi ci sta c'è nell'appartamento e questo ci parla che ci fa il campo. Ma non lo so, mi sembra. Il Fondo Gesù, no? C'è una struttura di calcetto, ce n'aveva due, che era uno dei primi a Crotone. Gli altri riunioni, meno male, c'erano tutti quanti una struttura di calcetto. Al Gesù non ce l'abbiamo.
Quindi è inutile che mi dice c'è il sindaco Vallone ci fa questo, ci fa quell'altro. Io penso, no, io non voglio il campo. Speriamo di sì comunque. Ma io non voglio il campo, Claudio, io voglio lavorare per i giovani, che il campo ce lo facciamo, lo troviamo lo stesso noi. Cioè, quello che vogliamo noi, no, è fare una cosa per i giovani, lavoro per creare il lavoro per i giovani, che il campo di calcetto noi bene o male lo troviamo, lo facciamo sempre. Bravo.